delle battute effetto di risorse fresche, reali, che rilanciano il nostro paese. Ecco perché, e chiudo, Area Popolare decide di sostenere con la fiducia la posizione del governo nell'adottare questo provvedimento e per quello che sarà poi il voto successivo al provvedimento stesso. Grazie. Grazie a lei. È iscritta a parlare l'onorevole Prestigiacomo, ne ha facoltà. Grazie Presidente. Presidente, onorevoli colleghi, il Gruppo di Forza Italia voterà convintamente contro la fiducia richiesta dal Governo. Siamo certi infatti che la costanza con la quale il Governo Renzi prosegue il suo cammino nell'uso di questo strumento sia divenuta ormai una prassi consolidata, direi utilizzata in maniera esagerata ed impropria, che sta marginalizzando il ruolo del Parlamento, divenuto sempre più un luogo dove approvare in fretta decreti legge senza chiedere troppe spiegazioni. Nonostante una maggioranza schiacciante alla Camera, composta da oltre 300 parlamentari del solo Partito Democratico e pertanto dell'inutilità del ricorrere continuamente alla richiesta di fiducia, se si considera la sua forza numerica con il voto di oggi, voglio ricordare al Parlamento, noi siamo arrivati ben alla 45esima richiesta di voto di fiducia, un vero record del governo Renzi. Non era necessario in questa occasione, come in molti altri precedenti, porre la questione di fiducia sull'approvazione di questo decreto legge, sul rientro dei capitali all'estero, il cui testo della Commissione identico a quello già approvato dal Senato, nel complesso risulta tra l'altro sintetico e snello, essendo composto soltanto da 3 articoli. Occorre anche in questa occasione rimarcare l'evidente e profonda spaccatura venutasi a determinare, in particolar modo in questa legislatura, tra i 2 poteri, esecutivo e legislativo. Una lacerazione che alimenta il distacco tra governo e Parlamento anche nell'ambito della scarsa qualità della legislazione sottoposta all'attenzione delle Camere, le cui richieste di fiducia arrivano con una frequenza tale da essere ormai percepite quasi come un'effettiva costante della procedura legislativa nazionale. Un uso, direi, un abuso inappropriato di questo strumento cui il Governo sta facendo ricorso sin dal suo insediamento dal febbraio del 2014, che accresce le contrapposizioni tra le forze politiche di maggioranza e opposizione, alimentando tensione e nervosismo che certamente non fanno bene all'andamento dei lavori parlamentari e di conseguenza al necessario rapporto di correttezza e, perché no, a volte anche di collaborazione fra i diversi schieramenti dei gruppi parlamentari. Forza Italia non vota la fiducia al Governo, in particolare non vota la fiducia su un provvedimento in materia di finanza pubblica che altro non è che l'ennesima pezza a colori di un esecutivo incapace di mettere ordine nei conti pubblici. Il testo al nostro esame contiene il blocco dell'aumento dell'accisa sui carburanti e la proroga della voluntary disclosure, un provvedimento a doppio binario che proroga la scadenza per l'adesione alla procedura di emersione di beni e capitali trasferiti all'estero per fare cassa e sanare un buco di bilancio di 728 milioni di euro, disattivando così la clausola di salvaguardia prevista dalla legge di stabilità 2015 per la mancata autorizzazione UE al meccanismo IVA di reverse charge nella grande distribuzione alimentare. Il previsto aumento dell'accisa dei carburanti per il 2015 viene quindi sostituito con la copertura mediante le maggiori entrate derivanti dalle procedure di voluntary disclosure. Il gioco delle 3 carte. Questa volta, almeno, però, lo riconosciamo, viene messo in campo evitando di alzare le tasse per i contribuenti, evitando quindi un'ulteriore vessazione nei confronti dei cittadini inconsapevoli e onesti. Ma questo ovviamente non basta, non basta ad arginare i continui disastri messi in campo dall'esecutivo in materia di finanza pubblica, perché ogni manovra, ogni singola disposizione viene prodotta per porre rimedio ad altri danni. Questa volta si tratta di reperire le risorse necessarie per coprire la bocciatura europea per uno dei 2 meccanismi antievasione messi a punto in maniera imprudente dal Governo, la combinazione tra reverse charge, bocciato dall'Unione Europea, e split payment, autorizzato solo fino al 2017.
Questo avrebbe dovuto infatti garantire un recupero stimato in 1,7 miliardi di euro, ma la bocciatura dell'UE ha lasciato ancora aperta la strada dell'incertezza nella contabilità pubblica, determinando una necessaria marcia indietro da parte del Governo, con conseguente affanno nel cercare di rincorrere nuove coperture per la propria politica economica fallimentare. Ma si tratta solo della punta dell'iceberg. La serie di interventi confusi e disordinati culmina con il disegno di legge di stabilità attualmente all'esame del Senato. Una manovra di 17 miliardi in deficit, specchio del modo di operare del Presidente del Consiglio. La sua strategia sul fisco è chiara. Fa finta di ridurre platealmente le tasse a qualche categoria ben individuata, elettoralmente sensibile, di volta in volta a sinistra o al centro, fa gran cassa mediatica sul provvedimento, ma poi silenziosamente trova le coperture alzando le tasse a tutte le altre categorie. Così è andata lo scorso anno con gli 80 euro per coprire i quali Renzi ha aumentato la TASI, ha aumentato la tassazione sul risparmio, ha ampliato le categorie di imprese soggette all'IRAP, ha ridotto le detrazioni IRPEF, ha aumentato la tassazione dei fondi pensione, ha aumentato la tassazione sulle casse previdenziali dei professionisti, con il risultato che tra il 2014 e il 2015 la pressione fiscale complessivamente è aumentata di 3 decimali, dal 43,4% al 43,7%. In altri termini, più tasse per tutti. E con l'aggravante che gli 80 euro non hanno avuto, come è noto, alcun impatto dal punto di vista economico sulla crescita del Paese, mentre hanno prodotto un grande dividendo politico. Renzi ha vinto le elezioni europee, costo dell'operazione però per gli italiani 10 miliardi di euro. Probabilmente succederà la stessa cosa con la legge di stabilità per il 2016, si fingerà di ridurre le tasse per alcune categorie per infilare poi l'altra mano sulle tasche di quegli italiani che magari non appartengono alle categorie di interesse del governo. Questo governo ha cestinato i lavori di spending review portati avanti negli anni, ha cestinato anche i commissari. L'ultimo commissario si è dimesso qualche giorno fa in pieno esame della legge di stabilità, dichiarando che non si sentiva molto utile. Un vero e proprio paradosso nel momento in cui il lavoro di revisione della spesa pubblica dovrebbe essere la stella polare della manovra di finanza pubblica e non una piccola parte residuale a fronte di una manovra quasi completamente in deficit che Renzi non è in grado di farsi giustificare dall'Europa. Il quadro generale della situazione purtroppo è questo, un'Italia ridicolizzata in Europa, senza voce in capitolo e completamente affidata ai cicli della congiuntura economica. Pertanto, a nostro avviso, questo provvedimento dimostra ancora una volta come il governo, anche in questi contorti meccanismi di politica economica, arriva sul filo di lana lo stesso giorno della scadenza prevista per gli aumenti delle accise e per questo è obbligato a ricorrere alla fiducia. Un modo pericoloso e sbagliato di legiferare, le cui conseguenze sono gravi, soprattutto per il valore e il significato politico che in sé racchiudono. Un simile istituto, quello della fiducia, dovrebbe essere contraddistinto da un carattere del tutto eccezionale. C'è invece la consapevolezza di un attacco ai principi base della rappresentanza e della sovranità politica che varrebbe la pena di interrompere, ripristinando completamente una saggia separazione dei poteri tra governo e Parlamento, più semplicemente recuperando un nobile e solido rispetto delle singole prerogative affermate. Per tutte queste considerazioni politiche e di procedura, Presidente e signori del Governo, Forza Italia voterà quest'oggi ancora una volta contro la fiducia al Governo Renzi. La ringrazio. Ne approfitto per salutare gli alunni e i docenti della scuola paritaria San Giovanni Battista della SAL di Roma che sono lì in tribuna e assistono ai nostri lavori. Grazie. È iscritta a parlare l'onorevole Ruocco, ne ha facoltà. Quanto tempo ho, Presidente, per dire il no alla nostra fiducia al governo Renzi? Una settimana? I soliti 10 minuti, onorevole Ruocco. Mi ci vorrebbe una settimana per possiamo esporre farlo per tutte le prossime argomentazioni. Lasciamo andare. Spero di non essere cacciata anche questa volta perché veramente le argomentazioni sono tante. Signore Ruocco, aspetti che l'onorevole Brunetta ha un problema, mi dica.
La parola all'onorevole Brunetta, per favore. Nel Movimento 5 Stelle normalmente c'è questo atteggiamento di partecipazione attiva alle nostre riflessioni e faremo la stessa cosa con loro. Va bene, calma. Colleghi, calma, sto dando la parola a onorevole Ruocco, l'onorevole Brunetta stava parlando, non capivo che cosa stava dicendo, calma, onorevole Ruocco, colleghi, siate per favore, dobbiamo proseguire con i nostri lavori. Grazie onorevole Di Battista. Penso che adesso lei possa prendere la parola, onorevole Ruocco. Ricominciamo dall'inizio, dalla settimana che serve per esporre i milioni di argomentazioni.